Allora, il cristianesimo e la letteratura, Tertulliano. Ecco, io spero che vi ricordiate dallo studio della storia della classe seconda gli aspetti principali della diffusione del cristianesimo nell'impero romano nei primi secoli, appunto, ovviamente dopo Cristo. E quindi come che rapporti ci siano stati fra questa nascente religione e il potere dell'impero, il quale comunque già appunto intorno al 50 avanti Cristo, scusate, 50 dopo Cristo, come è raccontato nei testi di Annales di Tacito, già erano state prese delle decisioni ben precise a proposito. Infatti, sotto l'imperatore Claudio, nel 50 d.C., era stata definita superstizio illicita, superstizione illecita il cristianesimo. Pertanto, il semplice fatto di essere cristiano era un capo di imputazione che poteva condurre alla morte, perché automaticamente al cristianesimo erano associate delle accuse gravissime, quali per esempio l'infanticidio, l'incesto e poi soprattutto il cristianesimo contravveniva all'interesse dell'impero, all'interesse dello Stato romano, ecco, della Repubblica romana. E questa era la motivazione principale in base alla quale venivano condannati a morte i cristiani, con tutte però le sfumature diverse, le gradualità che vanno, come abbiamo già ricordato, dalla persecuzione vera e propria, diciamo, tra virgolette, individuale o di singoli gruppi o individui da parte di Nerone, Domiziano, Marco Aurelio, e invece fino alla persecuzione organizzata, sistematica sotto Decio, intorno ai 250 d.C. e soprattutto sotto Diocleziano 303-304 d.C. Ecco, di fronte a questo, di fronte alle accuse della società pagana, dell'impero, eccetera, i cristiani incominciano a difendersi. E quindi scrivono degli scritti apologetici, apologia, come ben sapete voi dalla terza, quando avete studiato l'apologia di Socrate. Apologia vuol dire difesa, discorso in favore di apologos, in difesa di qualcuno. Apologia del cristianesimo. I primi scritti apologetici sono in lingua greca. Quindi i primi apologisti sono apologisti greci e solamente appunto nel secondo secolo d.C., soprattutto verso la seconda metà del secondo secolo d.C., abbiamo i primi apologisti in lingua latina, che sono Tertulliano e Minucio Felice. Praticamente la differenza è questa: gli apologisti latini sono decisamente più aggressivi rispetto agli apologisti greci, non si limitano a spiegare l'infondatezza delle accuse fatte al cristianesimo, ma attaccano anche il paganesimo e quindi cercano di sottolineare gli aspetti negativi del paganesimo. E sicuramente Tertulliano è lo scrittore, la personalità più spiccata e originale nell'ambito dell'apologetica latina. Quindi apologisti nel secondo e nel terzo secolo d.C. e poi vedremo padri della Chiesa, vedremo la prossima volta, padri della Chiesa a partire dal IV secolo d.C., quindi padri della Chiesa nel periodo in cui ormai il cristianesimo è riconosciuto come una religione lecita, oppure addirittura poi diventa religione di Stato con l'editto di Tessalonica, mentre invece apologisti nel momento in cui il cristianesimo è perseguitato e quindi i cristiani devono difendersi. Indubbiamente Tertulliano è, ripeto, tra questi apologisti il più appassionato, il più veemente, e diciamo la polemica e l'invettiva sono una necessità per Tertulliano. Questo lo rende indubbiamente uno scrittore per certi versi affascinante, attraente, per altri versi quasi irritante,
per il suo rigore, però sicuramente una personalità da conoscere. Ecco, la sua biografia, pochi tratti, dovrebbe essere nato intorno al 150 d.C. a Cartagine da un centurione. Questa è una cosa interessante, è figlio di un centurione, quindi figlio di un soldato. Dopo vedremo che cosa dice Tertulliano riguardo al servizio militare, riguardo all'essere soldato, eccetera. Ecco, poi gli studi cui viene indirizzato sono probabilmente studi giuridici. Anche questo direi che è un aspetto interessante, nel senso che probabilmente gli serviranno. Poi nel momento in cui diventerà un apologista, questa capacità appunto, di difendere le tesi del cristianesimo poggerà sulla conoscenza del diritto romano, e ben sappiamo come fosse insomma, un punto di riferimento, lo è ancora adesso se vogliamo, il diritto romano. No? Diventare avvocato a Roma, probabilmente intorno a... Cioè la prima professione che deve aver fatto Tertulliano probabilmente è stata proprio questa, no? Quella di essere avvocato a Roma, quindi proprio nel cuore dell'impero, laddove appunto si forgiavano i più importanti oratori, quindi ha questa base, solida base culturale in senso generico, quindi ha anche studiato letteratura e altre scienze, eccetera, ma... in senso specifico soprattutto ha studiato il diritto. Poi intorno al 190 d.C., quindi quando più o meno doveva avere una quarantina d'anni, Tertulliano si è convertito al cristianesimo. È evidente quindi che questa conversione è fondamentale, non abbiamo infatti opere, non ci sono rimaste opere sue precedenti alla conversione. Noi abbiamo ben 31 opere, 31 scritti di Tertulliano, generalmente non molto vaste, no? Un libro ciascuno, diciamo, no? Non opere che comprendono più libri, eh? Ma tutte opere appunto apologetiche, comunque opere cristiane sicuramente. Ecco, intorno al 206-207 d.C. Tertulliano conosce i montanisti. Chi sono i montanisti? Beh, c'era un certo prete, un vescovo frigio, quindi dell'Asia Minore, che si chiamava Montano, che intorno alla metà del secolo precedente, quindi intorno al 150 d.C., aveva fondato questa sorta di setta religiosa cristiana, che portava... agli eccessi, o comunque sottolineava alcuni aspetti del cristianesimo in modo molto rigoroso, per esempio la preminenza dei doni soprannaturali, della profezia, di cui sono partecipi i membri di questa setta, quindi sono un po' scelti, eletti e sono dotati di questi doni profetici. Poi ancora la credenza nella imminente discesa dello Spirito Santo, e questa è una credenza che comincia in questi secoli e poi addirittura arriverà fino a Gioacchino da Fiore, forse fino a Dante, fino al 1300, e più o meno consisteva in questo, cioè queste sette millenariste, cioè sono quelli che pensavano per esempio che nell'anno 1000 potesse esserci l'Apocalisse, con la discesa dello Spirito Santo loro pensavano che la vita sulla terra sarebbe terminata, ci sarebbe stata appunto l'Apocalisse preannunciata nel testo di San Giovanni, l'ultimo testo della Bibbia, l'Apocalisse di San Giovanni, e quindi si preparavano a questa imminente discesa vivendo nella maniera più rigorosa possibile, poiché si trattava per loro appunto di qualcosa di imminente. Erano molto rigorosi, tant'è vero che l'imperatore Marco Aurelio perseguitò questi montanisti perché assolutamente erano contrari a ogni legge umana, e quindi anche tutte le leggi dell'impero. Ebbene, Tertulliano aderisce a questa
tra virgolette eresia, che non era una eresia vera e propria, era solo un'accentuazione di alcuni caratteri presenti nel cristianesimo, vissuti quindi non in modo moderato, ma in modo estremamente rigoroso. E anche lui fonda, diciamo, una specie di setta, i tertullianisti, i quali arriveranno a persino a criticare la gerarchia ecclesiastica, in quanto i vescovi, papa, eccetera, pur non essendo, pur non avendo assolutamente ancora il potere o la ricchezza che avranno nei secoli successivi, probabilmente non erano così coerenti e rigorosi. E quindi, siccome lui invece era una persona che teneva moltissimo questo rigore morale, aveva fondato questa specie di setta. Ripeto, non sono delle eresie vere e proprie, in quanto sia il montanismo sia il tertullianismo non mettono in discussione i dogmi e la dottrina ortodossa della Chiesa, ma sono dei rigoristi, insomma, che accentuano alcuni aspetti, l'ascetismo, eccetera. Ecco, stavamo dicendo quindi che lui ha scritto svariate opere, 31 scritti ci sono rimasti, quelli sicuramente più famosi sono gli scritti, le opere apologetiche, quindi le opere di difesa del cristianesimo e di attacco del paganesimo. In particolar modo l'Ad Nationes, scritto nel 197, e l'Apologeticum, scritto nello stesso anno 197. Praticamente nell'Apologeticum ha ripreso dei contenuti presenti già nel trattato Ad Nationes. L'argomento è il seguente, cioè confutare le accuse fatte ai cristiani, quindi andare contro, tra virgolette, i pagani, le naziones, quindi i pagani, e difendere, discorso di difesa dei cristianesimi. In questo scritto egli chiaramente, in questi scritti denuncia l'immoralità del politeismo, l'immoralità del paganesimo, soprattutto, vi dicevo, nell'Apologeticum, ma prima anche nell'Ad Nationes. Di che cosa accusa questi pagani? Tanto per ricominciare, va contro le accuse assurde e calunniose di infanticidio, di incesto, e poi respinge le accuse più serie di carattere religioso e politico, di sacrilegio e di lesa maestà. I cristiani non hanno nessuna intenzione di disonorare l'imperatore. Poi, in questo apologetico, commenta il rescritto di Traiano, come possiamo leggere anche alla pagina 292, sì. Alla pagina 292, non l'abbiamo letto la volta scorsa, lo leggiamo adesso, il testo C alla pagina 292, dice Tertulliano, o sentenza necessariamente contraddittoria, quindi dice, questo rescritto, la risposta di Traiano a Plinio è contraddittoria, vi ricordate che Traiano aveva detto, non bisogna ricercarli questi cristiani, però una volta che si è accertato che effettivamente sono cristiani, bisogna punirli. E lui dice, o sentenza necessariamente contraddittoria, lui si fonda sul diritto e sulla razionalità. Che cosa ci dice la razionalità? La razionalità ci dice questo, se uno è colpevole bisogna anche ricercarlo, se invece non è colpevole, e tu dici che non è colpevole perché dici di non ricercarlo, allora non è giusto condannarlo una volta che ti si presenta l'occasione. Infatti dice, non ammetti che si vada a caccia dei cristiani perché innocenti, e intanto ordini che siano puniti come colpevoli. Perdoni e incrudelisci, mostri indifferenza e intanto fai la spia. Perché, o censura, ti vuoi esporre da te alla critica? Ecco, quindi ce l'ha con Traiano, in quanto, pur essendo più moderato rispetto agli altri, è contraddittorio. Perché dice che non bisogna ricercare i cristiani, però nello stesso tempo li condanna e li punisce. Se condanni, perché non fai le ricerche? Se è giusto condannare i cristiani, perché sono autori di delitti, e infatti tu dici di mandarli a morte, allora perché non li ricerchi anche? Al contrario, se non fai ricerche, perché non li assolvi?
Soltanto il cristiano non può essere ricercato, però può essere denunziato, quasi che la ricerca non portasse le stesse conseguenze della delazione. Allora dice, non è giusto. Cioè, una persona che è cristiana è condannabile? È da accusare? E allora, dice, proviamo a pensare a due cristiani. Uno che sia, come dire, che sia... trovato in base a una spia, una spia che in base a una denuncia ufficiale. Ecco, questa persona viene condannata a morte. Invece un'altra persona, sempre cristiano, potrebbe essere condannato se fosse ricercato, ma siccome tu dici di non ricercarlo, non viene condannato. Ah, non è giusto che il primo sia condannato a morte e il secondo no. Se è giusto condannarli a morte, condannali tutti e due. Ecco l'argomentazione effettivamente razionale di Tertulliano contro Traiano. Ecco, non potete parlare praticamente, cioè tu ti devi girare, non potete parlare, non siete autorizzati a parlare fra di voi, a chiacchierare, anche perché è un segno di maleducazione. Altri aspetti, altri contenuti dell'Apologeticum di Tertulliano. Allora, adesso lo vedremo nella fotocopia che darò in seguito, cioè la dimostrazione che non è vero che sono i cristiani ad essere infanticidi, incestuosi, anzi, contrario, sono i pagani che, come vedremo nella fotocopia che darò prima, in alcuni riti, sacrifici, oppure almeno in alcune leggende mitologiche, dimostrano di essere infanticidi, di darsi a pratiche assolutamente immorali. Poi ancora, gli stessi dei che voi onorate, adorate, eccetera, in certe opere poetiche vengono messi in ridicolo. È il caso, per esempio, se vogliamo, anche la volta scorsa abbiamo visto un po' l'invidia di Venere, vi ricordate proprio l'ultimo brano che abbiamo letto, il brano di Amore e Psiche, Venere che prova invidia per Psiche, oppure Giunone che è gelosa di Giove perché, insomma, ha rapporti con altre divinità o con delle donne mortali, oppure Giunone che incrudelisce contro Enea, e gli dei pagani sono offesi dai loro stessi cultori, quindi dalle persone che si dichiarano pagane. La religione cristiana, dice Tertulliano, è superiore, e qui lo dimostra attraverso una riflessione sul Dio dei cristiani, il Dio dei cristiani contrapposto agli dei pagani. Infatti dice che quello che noi adoriamo è il Dio unico, che con la parola che comanda, la mente che dispone, la virtù che tutto può, dal nulla trasse per servire di ornamento alla propria maestà. Insomma, il Dio cristiano è creatore, il Dio cristiano è buono, ha dimostrato amore concependo incarnandosi in Cristo, al contrario degli dei pagani che si mostrano, abbiamo detto, certe volte invidiosi, gelosi degli uomini, eccetera. Poi ancora, i pagani sono intolleranti e impediscono ai cristiani la libertà di culto. Egli quindi è un difensore, se vogliamo, della libertà di religione. Oggi come oggi si parla spesso, frequentemente, di questo aspetto, garantire a tutti la libertà di religione. Egli quindi parla anche di questo nell'Apologetico. Poi ancora, ultima argomentazione, non è vero che i cristiani sono contro la maestà dell'imperatore, anzi, addirittura, i cristiani pregano per la salvezza dell'impero, i cristiani pregano per l'imperatore, che considerano un uomo superiore agli altri uomini, sottomesso solamente a Dio. Dice infatti Tertulliano nell'Apologetico, noi vediamo negli imperatori la volontà di Dio che li ha messi a capo dei popoli, tutto questo anche prendendo spunto sia dal Vangelo, in cui si dice date a Cesare ciò che è di Cesare, sia dalla lettera ai Romani di San Paolo, in cui si dice che ogni autorità viene da Dio.
A questo punto l'ostilità verso i cristiani è ingiusta ed è persino dannosa allo Stato. Perché? Perché noi cristiani siamo tanti, noi siamo lo Stato, dice Tertulliano, nel senso che abbiamo riempito tutto, dice Tertulliano, abbiamo riempito le città, abbiamo riempito i sobborghi, abbiamo riempito le piazze. Abbiamo lasciato ai pagani solamente i templi, siamo di ieri, esterni sumus, nel senso che siamo nati da pochissimo tempo, da pochi secoli insomma è nato il cristianesimo, ma abbiamo ormai riempito il mondo, tutti i vostri territori, città, rioni popolari, paesi, cittadine, borgate, accampamenti, persino gli accampamenti, vuol dire, ecco, si testimonia infatti la diffusione del cristianesimo all'interno dell'esercito romano. Tribù, decurie, la corte, il senato, il foro, a voi abbiamo lasciato solamente i templi, pertanto perseguitare i cristiani non è solo ingiusto ma è anche dannoso all'impero stesso, alla Repubblica Romana. I cristiani partecipano alla vita sociale, questo lo si dice anche in un altro libretto, diciamo, anonimo, che si chiama La lettera a Diogneto. I cristiani non sono diversi dagli altri, i cristiani diciamo che assolvono ai doveri di un qualsiasi buon cittadino, non sono inutili alla società, anzi collaborano efficacemente per il bene comune. E infine, dice alla fine dell'Apologeticum Tertulliano, che comunque se malgrado queste argomentazioni, voi imperatori, voi proconsoli, continuerete a perseguitarci, noi saremo pronti ad affrontare questa prova. E questa prova, state pur certi, che non porterà alla distruzione del cristianesimo. Al contrario, questa prova darà la possibilità al cristianesimo di crescere ancora di più. Dice con una frase abbastanza famosa, dice semen est sanguis christianorum, che vuol dire il sangue, sanguis est semen, il sangue dei cristiani è seme, è semente, cioè permetterà al cristianesimo di crescere ancora di più. Questa espressione verrà poi copiata da tantissimi altri scrittori cristiani nei secoli successivi, ma è stata coniata da Tertulliano, che in questo modo dimostra il suo vigore espressivo ineguagliato. Altre opere di Tertulliano, opere contro le eresie. Ecco, abbiamo detto prima che lui poi in un certo qual modo verso la fine della vita aderirà a delle eresie, anche se non sono eresie che mettono in discussione, l'abbiamo detto, i dogmi, diciamo, del cristianesimo. Che cosa vuol dire eresia? Eresia deriva dal greco aeresis e vuol dire scelta. Per estensione vuol dire scelta religiosa diversa rispetto all'ortodossia e quindi scuola religiosa o setta religiosa, e ce n'erano parecchie che si stavano diffondendo già nei primi secoli del cristianesimo. Lui scrisse per esempio questo De prescrizione ereticorum, eccezione pregiudiziale contro gli eretici, poiché presso alcune chiese vi erano magari dei vescovi eretici che già processavano o condannavano o escludevano dalla comunità cristiana quelli che invece erano ortodossi, ma loro non possono fare una cosa del genere perché loro sono fuori dalla Chiesa e quindi non possono escludere dalla Chiesa quelli che invece dentro la Chiesa ci sono. Poi ancora, quindi opere di argomento antiereticale, in queste opere lui, oltre a andare in generale contro gli eretici, in quest'opera di cui abbiamo parlato, ne fa anche delle altre contro i docetisti e contro gli gnostici. I docetisti dicevano che Cristo non era dotato di un corpo reale e Tertulliano confuta queste tesi spiegando che Cristo ha sofferto effettivamente sulla croce e questo non si potrebbe capire se si accettassero le tesi dei docetisti. E infine va contro gli gnostici. Ecco, gli gnostici non erano propriamente ed esattamente una eresia cristiana, si trattava di una, diciamo, di un gruppo di pensatori
che ritenevano di essere eletti in quanto a loro era riservata la gnosi, vale a dire la conoscenza, conoscenza rivelata dai misteri divini. Gli gnostici erano emancipati dalla schiavitù della materia e gli gnostici quindi dall'alto giudicavano sia le teorie pagane sia le teorie cristiane e diciamo che Tertulliano scrive delle opere anche contro gli gnostici, in cui spiega che l'anima è immortale ma non è ingenerata e che il peccato è da attribuire non al corpo ma all'anima dotata di libero arbitrio. Ecco, questi gnostici infatti, un po' le dottrine degli gnostici sono abbastanza simili a quelle neoplatoniche, parlavano dell'anima liberata dalla schiavitù della materia e invece Tertulliano spiega che talvolta è proprio l'anima a peccare, è lei che è dotata di libero arbitrio e che quindi fa delle scelte sbagliate nella vita. Nel corso di una di queste opere Tertulliano parla anche di Seneca, dice che Seneca sepe est noster, insomma dice che Seneca spesso è dei nostri, insomma Seneca spesso è cristiano o pre-cristiano, diciamo. E da qui alcuni hanno parlato dello stoicismo di Tertulliano, ne riparleremo ancora quando parleremo di Sant'Agostino e di come alcuni aspetti dello stoicismo effettivamente siano poi confluiti nelle dottrine del cristianesimo. Parliamo adesso delle altre opere di Tertulliano, per esempio il De Corona Militis. Allora, siamo nel 211. Questo libro è stato scritto dopo un evento di cronaca, cioè un centurione era stato premiato per alcune sue imprese militari, solo che nel momento in cui era stata porta la corona che lui doveva mettere in testa, lui si era rifiutato di fare questo e dice: sono cristiano. Noi in realtà non sappiamo se questo centurione poi sia stato condannato a morte oppure no, anzi probabilmente era ancora in corso il processo quando Tertulliano, colpito da questo fatto di cronaca, ha incominciato a scrivere questo De Corona Militis. E questo testo è comunque interessante per la riflessione relativa al servizio militare. Ricordiamoci che Tertulliano era figlio di un centurione. Dice comunque, arriva in questo periodo, probabilmente non nel periodo precedente, ma nel 211, quando ormai ha aderito al montanismo, che è più rigoroso, dice che il servizio militare è qualcosa di anticristiano, oppure al massimo uno potrebbe anche prestare servizio militare, ma non deve combattere, non deve bellare, combattere, e quindi uccidere altri uomini. Perché la guerra è violenta e invece il messaggio del cristianesimo è un messaggio non violento, quindi vi è questa riflessione sul De Corona in cui dice: un cristiano non deve arruolarsi e se è già soldato al momento della conversione al cristianesimo non dovrà disertare, senz'altro, ma deve almeno badare con particolare cura a non violare la legge di Dio. Quindi continuare, per quanto è possibile, a seguire la legge di Dio, il cristianesimo, anche se è un militare. E quando vi è contraddizione fra una legge e l'altra legge, prediligere quella della non violenza, quella della pace, del cristianesimo, anche a costo di condanne o ripercussioni. Passiamo adesso a parlare delle opere sui sacramenti, opere ecclesiali sacramentali. Allora, anzitutto il battesimo, anche qua contro gli agnostici, contro coloro, gli gnostici, quindi contro coloro, vi dicevo, che non appartenevano a nessuna religione o che comunque giudicavano il battesimo non necessario, cioè si poteva aderire al cristianesimo oppure simpatizzare per il cristianesimo, molti lo facevano, diciamo la verità. Ecco, per esempio questa tale Quintilla, una matrona romana, ce n'erano tante che erano attratte dal cristianesimo perché era una dottrina nuova che si stava diffondendo anche presso i ceti più colti, raffinati e ricchi,
però non erano disposti a diventare cristiani del tutto, e per diventare cristiani in tutto e per tutto bisognava battezzarsi. E Tertulliano dice: no, bisogna battezzarsi, non è possibile rimanere, diciamo, a mezza strada. E il battesimo era sicuramente il sacramento principale nei primi secoli del cristianesimo. La penitenza, vale a dire la confessione. Tertulliano dice che bisogna confessarsi non solo prima del battesimo, ma anche dopo il battesimo. Attenzione, in questi primi secoli la confessione era pubblica, vale a dire uno confessava i propri peccati apertamente, pubblicamente di fronte a tutta quanta la comunità, in questo modo veniva accolto, accettato all'interno della comunità e veniva battezzato. Bene, dovete sapere che solamente parecchi secoli dopo si passò da questa confessione pubblica ad un confessore, questo si ebbe solamente con San Colombano, quindi parecchi secoli dopo. In questi primi secoli del cristianesimo la confessione è solo qualcosa di pubblico che avviene in genere prima, e Tertulliano dice anche dopo, il battesimo. Lo stile di Tertulliano. Allora, direi che quando parliamo dello stile di Tertulliano possiamo anche ricordare un po' Apuleio, in quanto Tertulliano, un po' come Apuleio, più o meno siamo nello stesso secolo, diciamo, Apuleio quindi nel secondo secolo dopo Cristo, Tertulliano a cavallo fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, anche Tertulliano come Apuleio utilizza abbondantemente gli strumenti della retorica classica e della retorica asiana. Abbiamo detto che gli asiani erano quelli un po' più ricchi, ridondanti, quasi barocco, esattamente come abbiamo usato questo termine, vi ricordate, anche per Apuleio. Quindi sono presenti nei suoi testi figure retoriche quali l'homo teleuto, quindi le parole che terminano allo stesso modo, piuttosto che allitterazioni, anafore, ripetizioni, eccetera. Quello che caratterizza però lo stile di Tertulliano, lo vedremo adesso dal testo che andremo a leggere, è l'ironia, il sarcasmo, è molto veemente, è molto pungente, molto ironico, utilizza quindi la dialettica per questo fine sarcastico. Interessante anche la brevitas, e qua ci viene in mente invece Seneca, vi ricordate nello stile di Seneca c'è la brevitas, c'è la concisione, quindi poi abbiamo ancora arcaismo, neosofistica, cioè la ripresa della sofistica, ricordate quella scuola filosofica greca, virtuosismo stilistico, alternanza di periodi ampi e frasi brevi e spezzate, periodi ampi e frasi brevi e spezzate, ci viene in mente, vi ripeto, Seneca. Talvolta però, quindi anche se sono un po' i difetti questi dello stile predominante nella letteratura latina del secondo e del terzo secolo dopo Cristo, talvolta lui riesce a essere molto efficace, come in quella sentenza che ho ricordato prima, semen est sanguis Christianorum, oppure in quest'altra sentenza, probatio est enim innocentiae nostrae iniquitas vestra. Iniquitas vestra, quindi la vostra stessa malvagità, est probatio, infatti, est enim, è infatti la prova, nostre innocenze, della nostra innocenza. Allora, sicuramente la vostra malvagità, la vostra iniquità, di voi imperatori, proconsoli che ci mettete a morte, è la dimostrazione più chiara e lampante della nostra innocenza. E allora leggiamo un testo di Tertulliano preso dall'Apologeticum. Allora, che cosa dicevano i pagani? Dicevano: i cristiani credono nel bambino Gesù. Poi dopo che cosa fanno? Si ritrovano a mangiare il corpo di Cristo. Ma questi sono cannibali, l'abbiamo già detta questa cosa, no? Sono cannibali. Questi sono infanticidi, mangiano i bambini. Questi. Poi sono tutti, si dichiarano tutti figli di Dio e fratelli fra di loro. Ma questi sono incestuosi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org
e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.